Ciao a tutti, oggi vi parlerò di come realizzare un terminale per Adreno con il vivo per i pesci serra. L'occorrente è tutto qui, quello che vedete, una forbice, un tubicino in gomma di quelli per i galleggianti, un tubicino termorestringente, un fluorocarbon dello 0,50, due ami trainante e ferrante, uno del 4,0, uno del 5,0, un accendino, un cavetto d'acciaio termorestringente e un pezzetto di trecciato. Ora andiamo a vedere come realizzarlo. Per iniziare bisogna prendere il nostro cavetto d'acciaio, prenderne una 20-25 cm, tagliare un pezzo, prendere l'estremità, farla passare nell'occhiello, poi lo facciamo passare una seconda volta, poi quello che esce si prende e si fa passare 1 e 2, così si andrà a formare un occhiello. Tiriamo un pochino e come vedete già si è formato un occhiello che creerà mobilità. Poi si prende tutte e due le estremità, si fa girare qualche volta e sentiamo proprio che si formerà una spirale. Si prenderà il nostro accendino e si scalderà semplicemente il cavetto d'acciaio. Facciamo una passata veloce senza farlo diventare nero, se no si brucia e c'è il rischio che si stacca. E questo primo passaggio è fatto, vedete? Già è praticamente impossibile romperlo. A questo punto andremo a prendere il nostro cavetto d'acciaio e andremo a viziare la parte finale, semplicemente piegandolo e schiacciandolo, e si formerà una V per rendere più veloci il nostro nodo. Poi andremo a prendere il nostro fluorocarbon dello 0,50 e l'andremo a far passare dentro la V fatta dal cavetto. Poi si prenderà e si andrà a fare un hole bright perché è uno dei nodi migliori per collegare il fluorocarbon al cavetto d'acciaio. Faremo 5 giri a scendere, 4 e 5. Blocchiamo la parte finale e torneremo in su con altre 5 spire. Una volta fatte, prenderemo la parte finale del fluorocarbon e l'andremo a ripassare nell'occhiello ormai nell'occhiello del cavetto d'acciaio. A questo punto non ci resta che andare a tirare. E come vedete, piano piano le spire si inizieranno a stringere. Ora bagnerò un attimo. Le spire si andranno a stringere sempre di più, fino a formare un nodo Albright perfetto per il nostro utilizzo. Si andranno poi a tagliare le eccedenze del fluorocarbon e le eccedenze del cavetto. Dopo andremo a tagliare il nostro fluorocarbon all'incirca un 60-70 cm. Andremo a mettere all'interno il nostro tubicino trasparente, quello dei galleggianti, che servirà da paranodo nel caso ci fosse una mangiata in testa per non rovinare il nodo, vedi? Blocca così. Poi andremo a tagliare un pezzo di tubicino termorestringente della lunghezza del gambo del nostro amo. Andremo a dare una leggera riscaldata qui in fondo perché tanto dopo andremo a tagliare le eccedenze del nostro fluorocarbon e lo andremo a far scendere. Poi prenderemo il nostro amo trainante, lo faremo passare per l'occhiello del fluorocarbon. Poi andremo a prendere il nostro tubicino termorestringente, lo faremo passare per un 2-3 mm dentro l'occhiello e lo faremo scendere fino verso la fine dove ci sarà
il nostro nodo di giunzione. A A questo questo punto si andrà a prendere la treccia che abbiamo messo da parte prima, si farà un occhiello e si posizionerà sopra al nostro cavetto termorestringente. Si andrà a fare delle spirali tutte interne all'occhiello che abbiamo fatto in precedenza. Dovremmo fare almeno una decina. Dopo questo punto si farà passare per l'ultima volta dentro e si andrà a tirare il cavo dall'altra parte. E come vedete si inizia a stringere sempre di più. E vedremo già che farà della resistenza, che è quella che ci serve a noi. Poi andremo a tagliare le eccedenze della treccia. E così avremo il nostro terminale. A questo punto c'è chi andrebbe a mettere una girella o un moschettone qui, io invece prendo lo stesso fluorocarbon, lo piego in due, lo blocco le estremità e vado a fare due giri all'interno, uno e due. Poi andrò a tirare l'occhiello che si è formato. E si formerà un cappio che praticamente è bloccato benissimo e questo lo andrò a collegare direttamente alla girella del moschettone che ho sul preterminale della canna. E così è formato il terminale da traina ai serra. A differenza degli altri terminali, tutti in cavetto d'acciaio che arriva fino a qui magari, questo è più morbido e quindi anche più invisibile per l'altra specie, perché questo andrà messo nella parte finale del pesce, che solitamente viene messo nel foro anale, e questo invece va messo o all'interno del naso, o chiudere la bocca dell'aguglia, del sughero, dell'occhiata, quello che vogliamo, ed è scorrevole in base al nostro pesce esca, e sarà molto più morbido e in acqua e più invisibile perché il cavetto acciaio passerà perfettamente lungo il corpo del nostro pesce esca. E la parte finale invece sarà fluorocarbon e sarà invisibile e sarà più morbida nell'acqua, perché vedete il cavetto acciaio è rigido e invece il fluorocarbon è più morbido. Avete visto che semplicità fare questo terminale? Con pochissimi passaggi e con pochissimo materiale abbiamo ottenuto questo ottimo risultato. Se volete seguirmi per altri terminali, per altri video di pesca, vi invito a farlo. E lasciate un like o un commento per farmi sapere voi come li preparate e se vi piace questo metodo. Grazie mille a tutti, a presto!